chi oggi si guardi intorno nel mondo vede dappertutto farsi avanti con forza quello che si chiama il problema sociale. Chi prenda la vita con serietà deve in qualche modo formarsi dei pensieri in merito a questo problema. Gli dovrà allora apparire del tutto naturale che il modo di pensare che ha posto fra i suoi compiti i massimi ideali dell'umanità in qualche maniera deve trovare un accordo con le esigenze sociali. La scienza dello spirito vuole appunto essere per il presente un tale modo di pensare. Di conseguenza, è solo naturale che ci si occupi di un tale accordo. Di primo acchito si può avere l'impressione che la scienza dello spirito non abbia da dire niente di speciale in questa direzione. Si vedrà come sua caratteristica preminente l'interiorizzazione della vita dell'anima e il risvegliare la visione per un mondo spirituale. Persino coloro che anche solo superficialmente abbiano preso coscienza delle idee che vengono esposte da oratori o scrittori orientati nel senso della scienza dello spirito dovranno spassionatamente riconoscere queste tendenze. Più difficile è invece vedere che queste tendenze hanno oggi un'importanza pratica. Specialmente non risulterà evidente il loro nesso con il problema sociale. Molti si chiederanno in che cosa possa migliorare le distorsioni sociali una dottrina che si occupa di reincarnazione, di karma, di mondo spirituale, di formazione dell'uomo e di altri problemi del genere. Una simile direzione di pensieri sembra volteggiare nella lontananza delle nuvole, lontana da ogni realtà, mentre ora ognuno avrebbe la necessità di concentrare tutti i suoi pensieri per fronteggiare i compiti posti dalla realtà terrena. Fra tutte le diverse opinioni che oggi di necessità devono presentarsi in merito alla scienza dello spirito, ne siano qui ricordate due. Una consiste nel vedere nella scienza dello spirito l'espressione di una fantasia sbrigliata. È del tutto naturale che esista un'opinione del genere, e per chi segue la scienza dello spirito essa non dovrebbe essere nulla di incomprensibile. Ogni discorso, tutto quanto si svolge attorno a lui procurando gioia e piacere, tutto gli può insegnare che per molti egli fa dei discorsi folli. A questo tipo di comprensione da parte del mondo che lo circonda, egli deve peraltro portare l'incondizionata sicurezza di essere sulla giusta via. Non potrebbe altrimenti mantenere la propria posizione se non gli fosse chiaro il contrasto fra le sue idee e quelle di tanti altri appartenenti al mondo della cultura. Se ha la giusta sicurezza della sua convinzione, se ne conosce la verità e la portata, egli deve dirsi: «So benissimo che oggi posso essere considerato quasi un folle e mi è evidente perché è così, ma la verità deve agire, anche se viene derisa e dileggiata». La sua azione non dipende dalle opinioni che se ne hanno, ma dal suo sicuro fondamento. L'altro giudizio in cui può incorrere la scienza dello spirito è che i suoi pensieri possono anche essere belli e soddisfacenti, ma che essi possono avere un valore solo per la vita interiore dell'anima, non per la lotta pratica della vita. Persino coloro che per l'appagamento dei loro bisogni spirituali richiedono l'alimento della scienza dello spirito possono con facilità venir tentati di dirsi: «Certo però che questo mondo di pensieri non può dare alcun chiarimento in merito a come ci si possa avvicinare ai bisogni sociali e alle miserie materiali». Proprio questa opinione riposa però su un totale misconoscimento dei fatti reali della vita e soprattutto su un malinteso rispetto ai frutti del modo di pensare derivato dalla scienza dello spirito. Da «I punti essenziali della questione sociale» di Rudolf
Steiner, editrice antroposofica.